Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un prodotto Shuttle, parliamo di XH61V, l'abbiamo già aperto, abbiamo fatto una demo su come si apre il computer, come si procede a una prima analisi. Andiamo adesso a vedere come si installa la RAM. Per installare i banchi di memoria andate a utilizzare in sostanza questo paio di slot. Andate quindi a inserirli in sede, vi facciamo ora vedere al volo. Ovviamente dovete utilizzare banchi nella dimensione notebook. Prendete quindi il vostro banchetto di RAM, nel nostro caso appunto utilizziamo un modello Kingston, e andate ad inserirlo all'interno del relativo vano. Per quanto riguarda l'inserimento del banchettino di RAM, controllate il posizionamento del dentello che vi impedisce in pratica un errato inserimento in sede e andate a chiudere il tutto, come vedete, in modo decisamente facile. Quindi andate a inserirlo in sede discretamente angolato, clic e il tutto è a posto. Potete metterne un paio, potete grosso modo poi utilizzare la marca che preferite, noi ci troviamo particolarmente bene con Kingston, quindi utilizziamo questi moduli di memoria, anche per quanto riguarda per esempio il disco di sistema abbiamo utilizzato un SSD HyperX. Sta a vostra scelta, considerate comunque con molta attenzione il fatto di utilizzare appunto memorie RAM studiate per appunto dimensione per le famiglie laptop. La demo sull'inserimento della RAM è particolarmente semplice e veloce, pertanto il video termina così. A breve il filmato per quanto riguarda la CPU, vi abbiamo già realizzato un filmato su come si apre il computer, un altro su come si inserisce un hard disk secondario, primario, eccetera. Quindi troverete tutte le guide poi online. La demo è conclusa, vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online presto da Giuseppe Ragozzino.